Ora stiamo iniziando, grazie. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna dell'interrogazione a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione, anche se abbiamo un concorrente piuttosto importante col question time in questo momento in aula. Ricordo inoltre che per quanto riguarda la modalità di svolgimento di interrogazione a risposta immediata, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per 1 minuto. Al rappresentante del Governo sono riservati 3 minuti per la risposta. Il presentatore ha diritto di replica per 2 minuti. Sono tempi che da oggi facciamo rispettare in maniera ferrea. Passiamo quindi all'interrogazione 5048-58 Fragomeli, disciplina dei crediti concessi dalle mutue di autogestione. Invito il collega Fragomeli a illustrarla per 1 minuto. Sì, grazie Presidente, la do per letta. Perfetto. Sì, Presidente, io su questa question time chiederei al presentatore se è d'accordo di rinviarla alla prossima settimana, se è possibile cumulare ovviamente il question time, se no rispondere in maniera scritta. Siete bravissimi. Vabbè, collega Fragomeli, mi do replicare, è d'accordo? Perfetto. Se fossero tutte così andremo meglio. Passiamo ora all'interrogazione 5048-59 Giacomoni, moratoria sulle scadenze fiscali e la rateizzazione in corso. Invito il collega Giacomoni a illustrarla per 1 minuto. Grazie Presidente, visto che c'è del tempo lo prendo io a questo punto. Non funziona così. Non c'è No, la cedibilità dei crediti no, no. No, in temporali. realtà guardi Presidente, venendo qui ho trovato un verbale, un resoconto del 25 febbraio 2020. Perché il 25 febbraio? Era prima del lockdown, del primo lockdown. C'era una mia interrogazione del gruppo Forza Italia a risposta immediata in cui chiedevamo al governo proprio di sospendere tutti i versamenti, gli adempimenti fiscali e tributari e dare un sostegno economico a tutte quelle attività che si trovavano nelle zone rosse. Poi è arrivato il lockdown, siamo nella seconda ondata. Perché ve lo dico? Perché paradossalmente il governo, lo sappiamo benissimo, si è mosso con grave ritardo sul bloccare le tasse e gli adempimenti e di fatto i veri sostegni economici non sono mai arrivati. Oggi presento l'ennesima interrogazione in cui invito il governo a riflettere con attenzione e a sospendere tutte, ma dico tutte, le attività di riscossioni. Perché lo dico? Perché è emerso chiaramente che nonostante il tentativo del 25 ottobre con decreto di sospenderle, ci sono 1.800.000 contribuenti che il 10 dicembre dovranno pagare delle rateizzazioni dovute alla pace fiscale, alla rottamazione ter, al saldo e stralcio. Io credo che in un momento come questo, anche alla luce dell'ultimo DPCM che avete fatto, in cui inevitabilmente, sapete anche voi, avete messo in ginocchio intere categorie produttive, credo sia indispensabile prorogare qualunque tipo di pagamento di tasse. E poi, nella risposta successiva, parleremo anche degli indennizzi. Grazie. Grazie a lei, sottosegretario. Grazie Presidente. A riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue. Il 20 ottobre è stato emanato un decreto-legge che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie. Allo stesso tempo si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate anziché 5. Inoltre è previsto, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle. È stato altresì differito dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione e di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Ciò premesso, ovviamente, si segnala che la moratoria delle scadenze fiscali al 2021 in un'unica rata, ovvero mediante rateizzazione mensile entro i successivi 5, ovvero 20 anni, determinerebbe una perdita di gettito nel 2020 e un conseguente recupero nel 2021 e negli anni successivi, per il quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria e credo che la legge di bilancio possa essere lo strumento adatto per poter intervenire, nel caso in cui ci sia la volontà sia della maggioranza che del governo, anche in questo senso. Grazie, onorevole Giacomoni, per la replica. Sì, grazie Presidente. Vede, sottosegretario, in un momento come questo che è innegabile fuori dall'ordinario, non si possono dare delle risposte ordinarie e io direi burocratiche.
Io credo veramente questo è il momento anche di scelte coraggiose e quindi io la inviterei a lavorare con questa commissione in maniera seria, perché io credo che noi oggi siamo tutti consapevoli che oltre a dare degli indennizi alle attività economiche danneggiate, dobbiamo evitare di mettere le tasche nelle mani dei contribuenti, perché pensare che al 10 dicembre tasche nelle mani, le mani nelle tasche dei contribuenti, perché pensare che debbano oggi i contribuenti pagare anche le tasse in un momento come questo è una follia. Allora io quello che la invito a fare veramente, lei troverà in questa proposta fatta delle cose concrete, per cui noi diciamo semplicemente sospendiamo qualunque tipo di pagamento al 31 gennaio, così come è stata prorogata la cassa integrazione e i licenziamenti al 31 gennaio, anche le tasse vanno prorogate al 31 gennaio. Vanno di fatto comunque ridotti gli importi con degli sconti, con una vera pace fiscale e previste rateizzazioni lunghe, ma credo che questa cosa la dobbiamo fare tutti insieme, così come invito lei Presidente a prevedere un'audizione in questa commissione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, perché visto che il Governo in questo momento in aula si è impegnato che entro il 15 novembre arriveranno gli indennizi direttamente sui conti correnti, io chiederei che il 16 novembre venga qui il direttore dell'Agenzia delle Entrate e ci dica se appunto vengono sospese tutte le cartelle esattoriali, anche quelle scadenze al 10 dicembre, B, se gli indennizi il 16 dicembre si trovano sui conti correnti, perché altrimenti, vede, noi siamo qui, facciamo interrogazioni, riceviamo risposte spesso burocratiche fatte dal Ministero del Tesoro, però poi non diamo seguito a quelle che sono le vere esigenze delle categorie produttive. Credo che in un momento come questo, il lavoro di questa Commissione, la Commissione Finanze, sia proprio quello di cercare di dare un sollievo fiscale e anche morale ai contribuenti. E credo che su questo terreno siamo tutti pronti, anche noi dell'opposizione, a collaborare, purché però ci sia l'intenzione di farlo seriamente. Grazie. Grazie a lei, onorevole Giacomoni. Passiamo ora all'interrogazione 504860 Bitonci, iniziative per colmare il deficit di competitività del sistema fiscale italiano. Invito il collega Bitonci a illustrarla per un minuto. Grazie Presidente. Secondo uno studio dell'Indice internazionale di competitività fiscale per il 2020, redatto dalla Tax Foundation, l'Italia è un sistema fiscale meno competitivo a livello dell'OCSE. Il report fiscale elaborato dal Centro Studi Epicenter conferma che la tassazione sulle imprese che c'è in Italia è tra i più alti a livello europeo, che è dovuto essenzialmente al pesante carico amministrativo da un sistema impositivo sulle persone fisiche, ma anche da tutta una serie di adempimenti, e arriviamo fino a 169 ore per adempiere a tutti gli obblighi fiscali d'imposta, e l'imposta sui consumi copre meno del 40% sui consumi finali. Questo anche perché il nostro sistema fiscale coesiste con tutta una serie di imposizioni, imposizioni sul patrimonio, imposizioni sulle operazioni finanziarie, tasse sulle successioni, quindi con un alto indice di sistema fiscale individuale. Ne conviene che le imprese e i cittadini fanno fatica a confrontarsi col carico fiscale richiesto attualmente dallo Stato. Allora noi chiediamo quali iniziative, visto anche gli annunci fatti dal Governo, si intende adottare per colmare questo deficit di competitività con gli altri paesi europei e non se si ritenga necessario adottare iniziative per rivedere l'attuale sistema impositivo e fino a ridurre la già gravosa e complessiva pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese. Grazie. Governo. Grazie Presidente. In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante, si osserva che il Governo sta lavorando a una riforma fiscale per una riduzione dell'IRPEF attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge delega. Detta riforma è stata in parte già avviata con l'attribuzione dei cosiddetti bonus sui redditi dipendenti fino a 40.000 euro, ossia l'ulteriore detrazione spettante per settori di reddito di lavoro dipendenti e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista a decorrere dal 1 luglio 2020. E con la prossima introduzione dell'assegno unico per i figli, che sarà accompagnato da una progressiva revisione della tax expenditure e dei sussidi ambientalmente dannosi. La riduzione della pressione fiscale sarà realizzata anche attraverso il processo di semplificazione delle regole e degli adempimenti fiscali già in atto e lo sviluppo in ottica digitale dei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Il miglioramento della compliance tra fisco e contribuente rientra tra le priorità di questo Governo e consentirà di aggredire e ridurre il tax gap, ossia la differenza tra entrate teoriche ed entrate effettive, che rappresenta una delle principali cause del deficit di competitività del nostro Paese. Grazie sottosegretario, ma ovviamente no, cioè non siamo soddisfatti, perché al di là degli annunci di questo governo, e l'abbiamo visto sia nel DEF che negli altri documenti che sono a disposizione della Commissione, ci sono solamente degli annunci di riforma del sistema fiscale. Non abbiamo ancora capito
quali sono le azioni che metterete in campo, non tanto il prossimo anno, perché abbiamo capito che il prossimo anno non si farà nulla, ma dal 2022 in poi. Se la vostra è una riforma dell'IRPEF, cioè con una semplice modifica delle aliquote dell'IRPEF e una tax expenditure, quindi un taglio delle detrazioni e deduzioni che andrà a colpire soprattutto i redditi medi, quindi non i redditi bassi, oppure su una vera e propria riforma fiscale, introducendo magari una flat tax, come noi auspichiamo, sui redditi medi, magari introducendo per la prima volta in Italia, come già presente nel sistema fiscale sia francese che anglosassone, una no tax area effettiva che potrebbe produrre anche una semplificazione notevole, e magari l'estensione della flat del 15% del regime forfettario anche ai redditi fino a 100.000 euro, come è stato previsto nella legge di bilancio dell'anno 2018. Noi pensiamo che una riforma fiscale deve essere fatta in questo modo, deve guardare soprattutto alla semplificazione, perché uno studio recente fatto dalla CGA di Mestre, che io cito spesso e volentieri, non tanto perché di Mestre, ma che fa degli studi molto approfonditi, ha stimato in circa 5 miliardi il costo complessivo per le aziende delle mancate semplificazioni e degli adempimenti che devono essere effettuati ogni mese. Considerate che siamo al mese di ottobre e sono previsti ulteriori 40 adempimenti fiscali solo per arrivare alla fine dell'anno. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 504861 Pastorino. Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle web soft companies. Invito il collega Pastorino a illustrarlo. Grazie Presidente. Guarda, il quesito è molto semplice, vuole essere un po' più di una provocazione. Nel momento in cui l'anno scorso abbiamo introdotto la digital tax, no? 3%, eccetera, eccetera. Al di là di tutto, di cose che potrei dire o non dico, io ho fatto, per esempio, ho fatto 14 giorni di quarantena, ho avuto l'occasione di fare cose che non facevo prima, tra cui guardare la televisione. Mi posso garantire che la pubblicità di questi colossi del web è martellante, no? Ecco, quindi logicamente, insomma, adesso noi siamo impegnati in questa discussione sui ristori, no? Sul fatto che dobbiamo inventarci dove trovare i soldi per qualsiasi ipotesi di salvaguardia delle piccole e medie imprese, di chi ha perso comunque tante possibilità, tanti soldi. Faccio mie le parole che mi hanno preceduto, insomma, ci vorrebbe anche un po' di coraggio sotto tanti punti di vista, e quindi prevedere un'iniziativa da qua la legge di bilancio finalizzata anche a prendere misure straordinarie come quella che ho proposto nel complessa, sicuramente come ho proposto nell'interrogazione, vedere cosa sta facendo per esempio la Spagna e quant'altro, secondo me sono questioni che, diciamo, ci renderebbero un po' più aderenti al mondo che ci circonda. Grazie. Governo. Grazie Presidente. Per fronteggiare tale disuguaglianza, l'onorevole propone di intervenire ulteriormente rispetto all'imposta dei servizi digitali con aliquota del 3% attraverso l'istituzione di una tassa di scopo. A riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue. L'articolo 1, comma 35 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, numero 145, come modificato dall'articolo 1, comma 678, lettera A, legge 27 dicembre 2019, numero 160, ha introdotto la cosiddetta web tax, ossia un'imposta del 3% sui ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi digitali effettuate da parte di imprese irrilevanti con almeno 750 milioni di ricavi nel territorio dello Stato. La struttura dell'imposta appare già particolarmente adatta a intercettare e assoggettare ad imposte i ricavi delle web soft company, risultando peraltro del tutto in linea con le indicazioni della Commissione europea. Deve osservarsi che gli Stati Uniti, paese dove hanno sede molte web soft company, hanno apertamente osteggiato la web tax, minacciando pesanti ritorsioni commerciali nei confronti dell'Italia. In tal senso appare chiara la necessità di intervenire sul piano internazionale e a livello condiviso, piuttosto che in via unilaterale. Per tale motivo la menzionata web tax ha carattere temporaneo e sarà eliminata non appena saranno individuate regole condivise a livello internazionale per tassare i profitti dove sono effettivamente realizzati. Comunque resto a disposizione dell'onorevole Pastorino per uno studio sul tema e un eventuale intervento in legge di bilancio.
Grazie. Governo, onorevole Pastorino. No, io sono soddisfatto sull'ultima osservazione che mi ha detto, certamente non sono soddisfatto e mi interessa poco a me personalmente di cosa fanno, di cosa pensano gli Stati Uniti su sta roba qua, però diciamo queste sono multinazionali che hanno, non so in che percentuale aumentato i loro ricavi in questo periodo di lockdown a danno dei piccoli e dei negozi che noi vogliamo tutelare. Questa è la realtà, vi invito veramente a passare mezz'ora della vostra giornata davanti alla televisione, con qualsiasi canale, a vedere quanta pubblicità questi giganti, questi colossi riescono a fare per invogliare gli acquisti online, che sono la cosa più facile nel momento che, bene o male, tanta gente resta a casa, tanta gente non sta bene, tanta gente è in quarantena. E quindi, secondo me, faccio mie le ultime parole del sottosegretario, sperando di avere occasione di parlarne. Grazie. Sarebbe interessante interloquire, ma ovviamente non lo possiamo fare. Cioè, vero, non lo posso fare, no? Non lo posso fare. Sì, no, cioè non è che... Vabbè. Passiamo all'interrogazione 504862 aprile, procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU. Invito il collega Trano a illustrarlo. Grazie Presidente. Allora, siamo all'interno della normativa dell'IMU e precisamente all'articolo 13 del DL 214 del 2011, articolo 13,6, lettera B, che statuisce la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario e dunque è un aggravio del contribuente. La collega Aprile, che oggi non è presente, aveva visto il parere favorevole di un ordine del giorno alla legge di bilancio del 2019, che era volto a snellire la procedura con l'applicazione della riduzione che veniva direttamente accertata dall'ufficio tecnico comunale. E quindi anche in considerazione di questa emergenza pandemica è un fatto appropriato. Pertanto chiedo al Ministro interrogato quali misure intende adottare per eliminare questo iniquo e inutile incombenza. Grazie, Governo. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti richiamano un ordine del giorno presentato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio per l'anno 2020, in cui si prevedeva l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di prevedere che l'inagibilità dei fabbricati venga accertata direttamente dall'ufficio tecnico comunale. A riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Giova preliminarmente ricordare che l'IMU è stata oggetto di una consistente riforma nella legge 160 del 2019 e che il menzionato articolo 13,3 del decreto legge 201 del 2011 non è più in vigore dal 1 gennaio 2020. Ai sensi del comma 747 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, la base imponibile fini IMU è ridotta del 50%, lettera B, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione. L'alternativa facoltà individuata dal comma 747 necessita in ogni caso dell'iniziativa del contribuente, che per far valere il diritto all'agevolazione deve sempre dare dimostrazione della sussistenza dei presupposti, principio peraltro affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui grava sul contribuente l'onere di allegazione e prova dei fatti ai quali la legge ricollega l'agevolazione o l'esenzione rivendicate nella domanda. Questa è la sentenza numero 8627 del 2012. Principio consolidato anche per i tributi locali, come risulta dalla sentenza numero 21.780 del 2018 della stessa Corte di Cassazione. Deve comunque sottolinearsi che, ai sensi del cennato comma 747, proprio al fine di snellire la procedura volta ad ottenere il riconoscimento dell'agevolazione in discorso, è attribuita ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione. Grazie Governo, a facoltà di replicare il collega Trano. Dunque acquisiamo la risposta del Governo e facciamo un'analisi un po' più approfondita perché ha tirato in ballo diversi richiami, pertanto faremo una valutazione un po' più approfondita. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo all'ultima, la 504863 del collega Raduzzi. Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al bonus fiscale del 110%. Invito il collega Raduzzi a illustrarlo. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, diciamo così, è una richiesta di conferma che tra le entità che possono assorbire i crediti d'imposta e il super eco bonus vi siano anche le fondazioni bancarie, che sicuramente hanno diciamo così una capacità fiscale e una capacità anche di promuovere l'economia del territorio, che non è irrilevante, quindi chiediamo questa conferma. No, guarda, non prego. Grazie. Un po' sorpreso da... No, prego. Grazie Presidente. L'articolo 121 del citato decreto rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo del corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione, con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. B. Per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti. Deve precisarsi che al sistema delineato dal citato articolo 121 non si applicano le limitazioni descritte dalle circolari del 18 maggio 2018, la numero 11E, e del 23 luglio 2018, la numero 17E, in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 2 ter, 2 sex e 3.1, e all'articolo 16, comma 1, 15, del decreto legge numero 63 del 2013, il primo. Ciò in quanto il citato articolo 121 espressamente consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Parla proprio di altri soggetti. Più in particolare, come espressamente chiarito nella circolare 24E dell'8 agosto 2020, la cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti, questo è il tema importante, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo, di impresa, società ed enti, di istituti di credito e intermediari finanziari. Alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, deve osservarsi che l'articolo 121 non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata e di conseguenza si ritiene di poter confermare che le fondazioni di origine bancaria rientrino nella categoria dei potenziali cessionari del credito d'imposta in oggetto. Grazie, sottosegretario. Invito il collega Raduzzi a replicare. Grazie mille, grazie al sottosegretario Villarosa. Una risposta conferma la nostra impressione. La possono utilizzare, possono comprare. Grazie, dichiaro pertanto concluso lo svolgimento dell'interrogazione e la risposta immediata.